Quando l'amore per le bambole si coniuga a una manualità e a una ricerca fuori dal comune, il risultato si avvicina all'arte. Per verificarlo basta visitare la mostra Bambole con l'anima in Galleria Luigi Sturzo a Mestre fino al 7 gennaio. Le creature di pezza di Nadia Pomolato ripercorrono secoli di storia trasmettendo tradizioni e culture diverse. Le bambole ci guardano coi loro occhi di bottoni e le boccucce disegnate, raccontando giochi che non cambiano mai. Come nasce tutto questo, questo amore per le bambole, per i giocattoli? Allora, l'amore dei giocattoli nasce da giocattoli perduti, cioè da quelli che nel tempo chiaramente da bambina non ho più avuto. Quindi ho incominciato a raccogliere bambole non pregiate, non bellissime. Bambole soprattutto maltrattate, vissute, amate, forse c'è qualcosa di psicologico in questo, non lo so. Come si costruisce una bambola? Si costruisce con conoscenza prima di tutto, con la ricerca del materiale esatto, a volte non proprio, nel senso che non si può adoperare la lana di un certo tipo o il crine perché altrimenti sarebbero si potrebbero comprimere in maniera sbagliata. Diciamo che il materiale sintetico è quello che si presta meglio, ma comunque tutto il resto, cioè il tessuto logoro, se non si trova si ricrea. La bambola è un po' il nostro doppio, ma questa lo è in modo particolare? Questa ha una doppia anima, l'anima della bambola nera e l'anima della bambola bianca. E visto che è una bambola a testa in giù, ogni volta che la si gira c'è un'anima che emerge sull'altra, va ben pensarci. All'inizio credevano fossero state create per i bambini bianchi. In realtà i bambini che erano nelle piantagioni, i bambini neri delle piantagioni, probabilmente sono stati i primi a giocare con queste bambole. E quindi era una bambola facile da coprire nel momento in cui passava il sorvegliante. Ci sono anche queste piccoline che sono molto interessanti, sono come dei tronchetti, no? Sono dei tronchetti e potevano anche essere ben piegate e ben inserite nella tasca e in questo modo diventavano veramente un oggetto da portare ovunque, specie la domenica in chiesa. Allora la bambola di pezza era il giocattolo della domenica che se cadeva durante la funzione non faceva rumore. La bambola del tuo cuore? Sono tutte creature, non c'è una bambola del cuore.